Frasco di Via propone, in occasione della festa della castagna, un piatto rivisitato, ossia le crepe fatte con la farina di castagna, un piatto povero, però molto gustoso. La scaldiamo. Poi la serviamo con una ricotta nostrana zuccherata e con un po' di miele nostrano. È un piatto povero che pesca proprio nella tradizione, dove la castagna e la ricotta erano facilmente reperibili nelle nostre zone. E anche il miele, in quanto qua ci sono diversi apicoltori. Il risultato è un dolce molto leggero e molto saporito, che incontra i gusti di tutti, e nella scorsa edizione della Festa della Castagna ha avuto anche molto successo, quindi abbiamo pensato di riproporlo. Proponiamo anche la nostra classica torta d'erbe e la torta di funghi, proprio perché Borcutaro significa fungo. Questa è la nostra classica torta d'erbe, fatta con le erbette lavate, asciugate, rigorosamente crude, non cotte, condite con parmigiano reggiano di montagna e olio, e ricoperte con la pasta matta, che è una pasta povera fatta di farina, acqua e olio. Si serve fredda, è molto gustosa. Un altro piatto offerto, proposto oggi da Bosco di Via, è la torta di funghi. La torta di funghi è una torta preparata con funghi porcini, patate, funghi secchi, parmigiano reggiano, avvolto in una sfoglia che si chiama appunto pasta matta, come quella della torta d'erbe, fatto soltanto con acqua e olio. Anche questa è molto gustosa e è piaciuta molto, per questo abbiamo pensato di riproporla in occasione della festa della castagna. L'Associazione Bosco di Via, in occasione di queste manifestazioni, vuole valorizzare le bellezze del paese di Borcutaro. Per questo apriamo la corte di Palazzo Terroni e in precedenza abbiamo aperto anche la corte di Palazzo Bertucci per la festa del fungo. La nostra intenzione è quella appunto di far conoscere ai turisti che giungono a Borcutaro per queste manifestazioni quelle che sono le bellezze artistiche locali, come questi bellissimi edifici. Proponiamo degli assaggi tipici con lo scopo di ricavare qualcosa per investirlo nella ristrutturazione della casa della parrocchia, che è la parrocchia a Rovinaglia, che è una casa dove si svolgono i gresti estivi con tutti i ragazzi del paese. Quindi il ricavato del nostro lavoro verrà destinato alla ristrutturazione della casa di Rovinaglia.